Marco Benassi, ospite della Viola Room di questa settimana, benvenuto. Grazie. Come stai? Bene, dai, sto bene sia fisicamente, mentalmente, quindi durante la sosta abbiamo lavorato molto bene, perciò posso dire che sono contento. Ormai sono quasi 5 anni che sei qui a Firenze, vero? È passato del tempo, sì, sembra ieri, ma in realtà sono già passati 5 anni, tant'è che sono, insomma, penso uno dei 7-8 più anziani, tra virgolette, della squadra, quindi sono passati diversi anni, sì. Senti, ma se ti dico che te sei Chip, Chop chi è? Biraghi, certo. Siamo arrivati insieme, siamo arrivati 5 anni fa, arrivai prima io, mi sembra, e dopo 3-4 giorni presero lui e da lì non ci siamo più separati. Tolto 2 anni, sì, alla fine poi lui ha fatto 1 anno in prestito, 1 anno anch'io, però comunque ci conoscevamo già anche dai tempi dell'Under 21, quindi è tanto che siamo amici. Un bel legame, insomma, che vi unisce. Sì, assolutamente, che poi ti aiuta anche comunque all'interno del nostro lavoro, perché quando ti conosci già da fuori, ti conosci meglio, sai come aiutare il compagno in campo, quindi è una cosa che serve anche poi durante il nostro lavoro. Parliamo di campo, sei una mezzala ma puoi ricoprire anche tanti altri ruoli, puoi fare la seconda punta, il terzino, insomma sei un giocatore molto duttile, quindi una grande risorsa per gli allenatori che ti hanno a disposizione come giocatore. Come la vivi? Ma guarda, io penso comunque sia una cosa positiva, perché il mio ruolo io so qual è, questo è il 10° anno in Serie A, ho sempre giocato da mezzala, quindi comunque il mio ruolo è quello. Poi è normale che uno si adatta e dà la massima disponibilità all'allenatore in base a quelle che sono le esigenze in determinati periodi, tant'è che quella cosa del terzino non l'avevo praticamente mai fatta. Giorni dopo la partita con l'Inter ho visto il mister e gli ho detto: tu secondo me sei un pazzo a fare una cosa del genere in una partita così importante. E lui mi ha detto che era sicuro invece che avrei fatto una buona gara, insomma, del mio rendimento, e quindi l'ho ringraziato perché poi le cose andarono abbastanza bene a livello personale. Però sì, la vedo come una cosa positiva, insomma, anche da una maniera in più per dare un contributo al gruppo. E ti sei divertito anche? Sì, alla fine mi piacque, tant'è che gli dissi: se c'hai bisogno ancora rimettilo, perché mi è piaciuto. Però no, a parte gli scherzi, insomma, il mio ruolo penso sia ben definito, poi ti ripeto, in base alle esigenze uno si adatta. Sabato qui a Firenze arriva il Milan, te hai conosciuto Pioli, come pensi che preparerà questa partita? Ma sicuramente la preparerà bene, lo conosciamo in alcuni di noi molto bene perché ce l'abbiamo avuto qua 2 anni, sappiamo come prepara le partite, però penso che dall'altra parte anche il nostro mister le prepara sempre alla grande, quindi credo sarà sicuramente una bellissima partita. Poi chi sbaglierà meno e chi sarà più bravo, secondo me, a trasformare le occasioni da gol porterà a casa i risultati. Ultima domanda sulla nostra Italia, te hai fatto chiaramente parte degli azzurri, te l'aspettavi dagli europei ai playoff? Ma secondo me sono momenti che possono accadere, ci sono stati tanti infortuni, tante defezioni, ma sono abbastanza tranquillo, a dire la verità. Secondo me se arriviamo a marzo nelle condizioni giuste sono positivo sul fatto del passaggio dei playoff e andare ai mondiali. Bene, allora grazie mille Marco. Grazie a te.